Che cosa faceva Longhi in questa auletta appartata e quasi introvabile dell'Università di Via Zamboni? Della storia dell'arte? Il corso era quello memorabile sui fatti di Masolino e di Masaccio. Non oso qui entrare nel merito, vorrei solo analizzare il mio ricordo personale di quel corso, il quale ricordo è, in sintesi, il ricordo di una contrapposizione o netto confronto di forme. Sullo schermo venivano infatti proiettate delle diapositive, i totali e i dettagli dei lavori, coevi ed eseguiti nello stesso luogo, di Masolino e di Masaccio. Il cinema agiva, sia pur in quanto mera proiezione di fotografie. E agiva nel senso che una inquadratura rappresentante un campione del mondo masoliniano, in quella continuità che è appunto tipica del cinema, si opponeva drammaticamente a una inquadratura rappresentante a sua volta un campione del mondo masaccesco, il manto di una vergine al manto di un'altra vergine, il primo piano di un santo o di un astante al primo piano di un altro santo o di un altro astante. Il frammento di un mondo formale si opponeva quindi fisicamente, materialmente, al frammento di un altro mondo formale, una forma a un'altra forma. Questa descrizione dei corsi bolognesi di Roberto Longhi, fatta da Pierpaolo Pasolini, è diventata leggendaria. La leggenda è quella della folgorazione figurativa del regista in fiore, che trasforma nel suo ricordo un corso di storia dell'arte in una specie di cinema primitivo, con dialoghi e inquadramenti di forme pure, une pensée qui forme, come lo dirà Jean-Luc Godard nelle sue Histoire du cinéma. Come il regista taglia la pellicola nel momento del montaggio, ecco Longhi che taglia le fotografie dei dipinti a modo di isolare il mondo di Masolino di quello di Masaccio e che descrive il percorso delle forbici che separano, quasi da sole, i due mondi presenti nella Sant'Anna Meterza della Galleria degli Uffizi, appositamente illustrata nel saggio che segue il famoso corso, pubblicato nella Critica d'Arte del 1940 sotto il titolo Fatti di Masolino e di Masaccio. Masolino è a sinistra, Masaccio a destra. Insieme alla Sant'Anna, la proposta la più clamorosa del saggio longhiano era forse quella di vedere, al Carmine di Firenze, nella scena del ciclo della Capera Brancacci la più spesso data a Masaccio da secoli, ossia il tributo, una testa talmente masoliniana che, per Longhi, doveva essere di Masolino. Di Masaccio. Di Masolino. Si trattava della testa non di una stante qualsiasi, ma niente di meno di quella di Cristo. Quello che Pasolini ritiene del metodo longhiano è la logica degli occhi, la potenza dello sguardo che, da solo, permette di risolvere in modo definitivo un dibattito artistico vecchio da 5 secoli e la pubblicazione delle Vite Vasariane. Se Pasolini fu subito folgorato e, si intende, convinto, i critici metteranno tempo ad accettare questi due pareri longhiani. Oggi sono diventati patrimonio comune della storia dell'arte. L'affermazione di Pasolini che, cito mostrandovi due fotogrammi successivi del film di Godard che hanno anch'essi un sapore molto longhiano, nell'attribuire un quadro a un autore o addirittura nel ricostruire l'intera personalità di un autore, come in uno strabiliante romanzo giallo, Longhi non si è mai ricorso a dati esterni, filologici e si sia attenuto strettamente alla logica interna delle forme. Questa affermazione è stata contestata da tempo. Se il giovanissimo Longhi era un partigiano sfrenato della critica figurativa pura, la sua storia dell'arte, anche da giovane, non è mai stata pura conoscenza, ignara delle fonti. Sicuramente i corsi di Via Zamboni erano più visivi dell'articolo sui fatti, che è un corredo illustrativo di poche immagini. Ma l'andamento del testo di Longhi non può che essere letto che come un magistrale commento al testo vasariano. Dalla prima frase troviamo Vasari, come punto di partenza per capire la questione detta, secondo l'editore delle Vite Gaetano Milanesi, la più importante nella storia dell'arte. Poco dopo, Longhi si dilunga sulla frase vasariana relativa agli inizi di Masaccio che, cito, cominciò l'arte nel tempo che Masolino da Panicale lavorava nel Carminio di Fiorenza, la Capera dei Brancacci, seguitando quanto e poteva le vestigie di Filippo e di Donato, ancora che l'arte fosse diversa.
Per Lunghi, la critica figurativa permette di togliere ogni ambiguità sul senso di questo passo. Se Masaccio lavorò accanto a Masolino nella Cappella Brancacci, non fu mai come suo allievo, già che aveva subito preferito seguire la via dei padri del Rinascimento, Brunelleschi e Donatello. Alla fine del saggio, un lungo sviluppo sul Beato Angelico, allora spesso considerato dalla critica come un pittore tarattario congelato nel 300, rivalutava il fatto che Vasari citasse il pittore come il primo dei moltissimi artisti che studiarono da vicino gli affreschi della Cappella Brancacci. Anche questo, oggi, non è quasi più contestato. Se Lunghi stima Vasari, e perché lo considera come uno dei suoi, un conoscitore, il quale giudizio, pur apparentemente sbagliato, ha sempre una parte di verità che si deve storicizzare. Una posizione che riprenderà esplicitamente Federico Zeri in un libro famoso pubblicato nel 1961, Due dipinti, La filologia e un nome, libro che però non piacerà molto a Lunghi, ma questa è un'altra storia. Storicizzare Vasari non vuol dire solamente confrontare i suoi scritti al sapere presente, principalmente visivo, vuol dire anche farne l'archeologia. Così Lunghi sottolinea l'evoluzione della personalità artistica di Masaccio tra le due edizioni delle Vite. Mentre il corpus masaccesco menzionato nell'edizione torrentiniana è, cito, quasi senza errori, l'aggiunta di molte opere di Masolino nell'edizione giuntina, infinitamente più diffusa della prima, sarebbe stata all'origine della confusione secolare tra i due pittori. Così, nel 1550, l'attribuzione a Masaccio della sola predella di un trittico nella Cappella Carnesecchi di Santa Maria Maggiore a Firenze sembrava per Lunghi confermata dalla presenza di un rovinato pannello masaccesco al Museo Hohne. Nel 1568 Masaccio sarebbe diventato responsabile del trittico intero, opinione impossibile da condividere per un conoscitore moderno in presenza dei due pannelli superstiti del registro principale, una Madonna con bambino purtroppo rubata e un San Giuliano appartenendo senz'altro al mondo di Masolino. Vasari avrebbe cambiato il suo giudizio sotto l'influenza di ammiratori di Masaccio, incapaci però di riconoscerne il proprio stile, il più famoso dei quali essendo non altro che Michelangelo stesso, grande lodatore del trittico della neve già a Santa Maria Maggiore a Roma, mentre per i Lunghi del 1940 e per i nostri occhi di oggi, il miracolo della neve ora al Museo di Capodimonte a Napoli non può che spettare a Masolino. Sono per queste ragioni che l'apparizione, nell'edizione giuntina, di un'annunciazione di Masaccio collocata nella chiesa fiorentina di San Nicolò Oltrarno appariva assai sospetta agli occhi del grande conoscitore. In buona filologia, dice, dovrebbe trattarsi di un'opera di Masolino. Questo ragionamento conduceva Lunghi ad identificare l'opera descritta con un'annunciazione di Masolino segnalata nella collezione Goldman a New York. Quando il testo di Lunghi venne pubblicato, Henry Goldman era già morto da 3 anni e l'opera era passata nella collezione di Andrew Mellon, presto destinata alla National Gallery of Art di Washington, dove si trova tuttora. Fermandosi lungamente sugli effetti luminosi dell'opera, corrispondenti a quelli descritti da Vasari, che usa il termine un po' misterioso di abbagliatamente, che appare una sola altra volta nelle Vite, anche nel 68, a proposito della decorazione del non lontano chiosso di Santo Spirito affrescato da Stefano, per il quale sarebbe molto importante per me sapere se era allora ancora in piedi, Lunghi sembrava convinto che non serve a nulla cercare, dice, un'annunciazione di Masaccio che purtroppo non è mai esistita. La leggenda di Lunghi, in parte nutrita da Pasolini, si è anche costruita su delle profezie puramente visive, formulate dallo storico e che sarebbero poi dimostrate da altri con scoperte documentarie inconfutabili. Il caso dell'annunciazione di San Nicolò Oltrarno sembra uno di queste profezie. Nel 1982 Giovanna Damiani pubblicò, in un libro dedicato alla chiesa di San Nicolò Oltrarno da lei co-curato,
nuovi materiali in favore dell'identificazione con l'Annunciazione Goldman del quadro visto da Vasari nella chiesa fiorentina. In un manoscritto settecentesco conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze si può infatti leggere, in margine alla descrizione vasariana, una nota molto precisa segnalata all'attenzione della giovane studiosa da Alessandro Conti. Cito: «Nella sacrestia piccola vi è una tavola piccola sopra la porta internamente, dove vi è la Santissima Annunziata e vi è una bella soffitta con una colonna avanti, tirato il tutto con supposta prospettiva». Descrizione fedelissima del quadro di Washington, che sarebbe stato, d'ora in poi, considerato da gran parte della critica come la pala d'altare della Cappella Guardini, collocata all'entramezzo della chiesa. Nel 2003, nel catalogo scientifico dei dipinti quattrocenteschi della National Gallery of Art di Washington, Miklos Boskowitz poteva affermare che l'Annunciazione vista da Giorgio Vasari a San Nicolò Oltrarno e attribuita a Masaccio era da identificare con certezza con l'Annunciazione Goldman di Masolino. In una nota in piede di pagina della sua scheda, Boskowitz citava per intera la descrizione vasariana dell'opera. Nella chiesa ancora di San Nicolò di Ladarno è, nel tramezzo, una tavola di mano di Masaccio, dipinta a tempera, nella quale, oltre alla nostra donna che vi è dall'angelo annunziata, vi è un casamento pieno di colonne tirato in prospettiva, molto bello, perché, oltre al disegno delle linee che è perfetto, lo fece di maniera con i colori sfuggire, che a poco, abbagliatamente, si perde di vista. Nel che mostro assai di intender la prospettiva. Mentre Longhi si era fermato lungamente sul termine abbagliatamente, perfettamente adatto a suo dire al modo di intendere la prospettiva da parte di Masolino, cioè non in modo matematico come in Masaccio, ma invece empiricamente e cromaticamente, con degli effetti di luce abbaglianti descritti come mirabile preludio all'imminente Domenico Veneziano, del casamento pieno di colonne tirato in prospettiva molto bello non aveva detto affatto niente. Boskowitz, nella nota del suo catalogo, spiegava lo scarto esistente tra la descrizione e l'opera con «a simple lapse of memory», una semplice dimenticanza, spiegazione presto corredata da un'altra, che le due colonne reali che facevano da nicchia attorno al quadro avrebbero potuto costituire, insieme alla colonna dipinta, questo casamento descritto da Vasari. Queste spiegazioni mi sembrano davvero insoddisfacenti. Che Vasari abbia confuso le colonne di una nicchia con quelle di un quadro mi sembra altamente improbabile. Che avesse dimenticato parte del quadro mentre scriveva è certo possibile, ma sarebbe molto strano, considerata l'attenzione sua nella vita di Masaccio, per le difficoltà di prospettiva delle opere che gli attribuisce. Così come in, cito, una sua storia di figure piccole che oggi è in casa di Ridolfo del Ghirlandaio, nella quale, oltre al Cristo che libera l'indemoniato, sono casamenti bellissimi in prospettiva, tirati in una maniera che dimostrano in un tempo medesimo il di dentro e il di fuori, per avere egli presa la loro veduta non in faccia ma in sulle cantonate per maggior difficoltà. Storia che è stata identificata proprio grazie a questa descrizione minuta con un dipinto oggi al Philadelphia Museum of Art, ma che non è più da tempo considerato come di Masaccio, anche se fa parte della prima edizione delle Vite, quasi senza errori attributivi di Dixit Longhi. Ma che dire poi, e soprattutto, della Trinità di Santa Maria Novella, nella quale, cito Vasari, quello che vi è bellissimo, oltre alle figure, è una volta a mezza botte tirata in prospettiva e spartita in quadri pieni di rosoni che diminuiscono e scortano così bene che pare che sia buccato quel muro. Un inserto dell'edizione del 68, che Longhi avrebbe forse letto come segno di un'opera di Masolino se l'affresco fosse stato davvero distrutto e non solo celato nei lavori cinquecenteschi di modernizzazione della chiesa, orchestrati da Vasari stesso. Un Vasari che fu anche responsabile del cantiere di San Nicolò Oltrarno,
ma che avrebbe avuto un problema a memorizzare la prospettiva dell'Annunciazione che vi si trovava, mentre l'abbagliatamente gioco luministico era invece ancora presente nella sua memoria quando scriveva. Sono molti decenni che alcuni studiosi, italiani e stranieri, hanno contestato la tesi longhiana, il che era certamente molto più facile da fare prima del 1982 e la pubblicazione della descrizione settecentesca. Il primo a farlo fu uno studioso americano, John Richard Spencer, che aveva scoperto l'Italia da soldato diciottenne durante la Seconda Guerra Mondiale e che ne avrebbe contrattato una passione senza limiti per la pittura del vostro 400. Nel 1955, 15 anni dopo la pubblicazione dell'articolo di Longhi, Spencer notava che, nella Firenze di metà 400, era apparso un nuovo prototipo di composizione dell'Annunciazione, dove, alla disposizione tradizionale dell'angelo e della Vergine parallelamente al piano della rappresentazione, si aggiungeva una prospettiva frontale in mezzo, manifestazione quasi brutale dell'arte moderna. Questa composizione si riscontrava, per primo, in un frammento della predella della Pala di Santa Lucia di Magnoli, di Domenico Veneziano, ora a Cambridge, e fu sviluppata da artisti di primo piano come il Beato Angelico, Piero della Francesca o Raffaello, ma anche da pittori meno conosciuti, tale l'allora anonimo maestro dell'Annunciazione Gardner nel suo quadro eponimo di Boston. Domenico Veneziano non era un artista capace di inventare un nuovo schema di composizione così fortunato, diceva Spencer, che non aveva probabilmente letto le ultime tesi di Longhi a proposito. Ma non lo era neppure Masolino. La sua Annunciazione Goldman era qui per dimostrarlo. Siccome questa composizione nuova corrispondeva perfettamente alla descrizione vasariana dell'Annunciazione di San Niccolò Altrarno, sembrava logico identificare quest'ultima non con il quadro di Masolino a Washington, ma con un prototipo perduto inventato dal grande genio della pittura fiorentina del primo 400, Masaccio. Questa tesi conobbe una fortuna importante fino ad essere panteonizzata, se mi permettete questo francesismo, da un libro di Daniel Arras uscito nel 1999, L'Annonciation italienne, une histoire de perspective. Nell'assenza del presunto prototipo, l'ingegnosa teoria fu però vista da alcuni come un po' troppo semplicistica. Non bastava l'argomento di fare di Masaccio l'inventore a tutti i costi di qualsiasi invenzione fortunata del 400. In terra italiana, questo gruppo di studiosi francesi interessatissimi all'improvviso, erano gli anni 80-90, al tema dell'Annunciazione a Firenze nel 400, dovette sembrare perlomeno strano. Oltre ad Arras, c'erano i padri spirituali dell'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Louis Marin e Hubert d'Amiche, che rivendicavano di fare più semiotica che storia, ma anche Georges Didier Huberman, che stava per alzare l'anacronismo come metodo assoluto della storia dell'arte. Vedendo per esempio nella lastra di marmo in fondo all'Annunciazione di Piero della Francesca a Perugia un misterioso pont de fuite, ossia un'ala di fuga, a mezza strada tra le lastre dipinte dall'Angelico a San Marco nello stile di Jackson Pollock, che fu però il primo a segnalare, e la piccolissima ala di muro gialla di prustiana memoria. Attorno al caso dell'Annunciazione di San Niccolò Altrarno si ricreava quindi una spartizione classica nella storia dell'arte, con due poli, uno positivistico basato su scoperte documentarie e confronti attributivi, l'altro esegetico ed interpretativo. Non c'era possibilità di comunicazione. Alla fine della sua vita, Daniel Arras confessava odiare il metodo longhiano, mentre ho personalmente sentito molti longhiani rendergli un complimento. Come, per esempio, prendere Arras sul serio quando toglie l'Annunciazione del Museo del Prado al Beato Angelico per assegnarla al molto più modesto discepolo Zanobi Strozzi, sotto il pretesto che il motivo di Adamo ed Eva camminando su rose sarebbe un errore iconografico che l'Angelico non avrebbe mai fatto di persona? L'idea di barriere metodologiche in storia dell'arte mi è sempre sembrata assurda. Non è perché considero l'Annunciazione del Prado come un capolavoro giovanile dell'Angelico che dovrei di conseguenza risparmiarmi la lettura dei scritti di Arras e consorti.
Nel problema dell'Annunciazione di San Niccolò Oltrarno sono convinto, inoltre, che non ci si debba limitare a una scelta binaria tra due tradizioni storiografiche. Non voglio scegliere tra Longhi e Spencer o tra Boscovitz e Haas, perché trovo che le due tesi hanno i loro vantaggi e i loro punti deboli. È molto probabile, grazie alla descrizione ritrovata da Alessandro Conti, che l'Annunciazione Golma di Masolino si trovava a San Niccolò Oltrarno all'inizio del Settecento, e che il quadro fu in effetti quello commissionato da Michele Guardini tra il 1417 e il 1426. Ma vorrà dire che dobbiamo fare come se Vasari non avesse descritto quel casamento pieno di colonne tirate in prospettiva molto bello, o trovare false scuse per giustificare lo scatto enorme tra la sua descrizione e l'opera stessa? Certamente no. Come in molti altri problemi vasariani apparentemente insolubili, non è mai una pessima soluzione andare a guardare altrove nelle vite, l'abbiamo anche visto oggi. Trovo, per esempio, molto singolare la presenza di San Niccolò Oltrarno nell'opera di Vasari. La chiesa non è menzionata nell'edizione torrentiniana, mentre nella Giuntina ci troviamo segnalate due opere, la nostra problematica Annunciazione e un polittico detto di Gentile da Fabriano, descritto nel registro principale e nella, cito, predella di detta tavola, piena di storie della vita di San Niccolò di figure piccole, che non può essere più bella né meglio fatta di quello che è lei. Descrizione un po' vaga, certo, ma che tutti identificano pacificamente con le scene della vita di San Niccolò, ora divise tra la Pinacoteca Vaticana e la National Gallery of Art di Washington, e che facevano da predella ai pannelli oggi agli Uffizi e alla National Gallery di Londra, il cosiddetto polittico quaratesi. Nelle vite, nessuna parola, invece, sull'altro polittico di Gentile presente in chiesa, anch'esso fatto per la famiglia Quaratesi, né sul misterioso Sant'Anzano dipinto a fresco e apparentemente mai celato. Niente sul capolavoro di Giovanni di Franco, il trittico Caron oggi al Bargello, né su un crocifisso ligneo di Michelozzo incredibilmente vicino a Donatello. Niente, infine, su un affresco ghirlandaiesco in sacrestia dove è scritta la misteriosa data, necessariamente sbagliata, del 1450. È molto poco, anche visto, come ho già detto, che Vasari aveva coordinato i lavori di modernizzazione della chiesa negli anni 1560. Ma usciamo di San Niccolò Oltrarno, senza lasciare il nostro Vasari. A Santa Maria Maggiore di Firenze abbiamo visto che Longhi parlava dell'attribuzione giusta a Masaccio nel 1550 della sola predella della pala d'altare della Cappella Carnesecchi, mentre il registro principale, palesemente di Masolino, sarebbe stato attribuito a torto al maestro nel 1568. Già nella prima edizione esiste però una tale confusione che Longhi si astiene di lamentare. Nella vita di Paolo Uccello, la tavola e la predella della Cappella Carnesecchi sono dette di Masaccio. Sopra di loro si trovava, cito, una annunziata, nella qual figura Paolo Uccello volse mostrare alcune colonne che scortano per via di prospettiva, le quali rompono il canto vivo della volta et in essa i quattro evangelisti, cosa tenuta bella e difficile, perché Paolo in quella professione fu stimato ingegnoso e valente. Descrizione ampliata nel 1568 con la precisione che l'opera sia un affresco e che fosse, cito, la prima che si mostrasse con bella maniera agli artifici e con grazia e proporzioni. Mostrando il modo di fare sfuggire le linee. Negli anni 1960 Alessandro Paronchi trarrà due conclusioni di queste righe. Primo, che l'opera descritta, come un affresco, fosse la tavola dell'Annunciazione Goldman. Secondo, che quest'ultima opera doveva aspettare non a Masolino, ma a Paolo Uccello. Conclusioni che hanno lasciato perplessi gli studiosi, e si può capire perché, ma che non avrebbero dovuto impedire di includere questa Annunciazione probabilmente di Paolo Uccello, essa certamente perduta, sia nella storia del nuovo schema di composizione, sia nell'interpretazione problematica del passo vasariano che ci occupa.
Esiste un'altra annunciazione che si deve includere nel nostro discorso. Non si trova a Firenze, ma a Roma, sopra l'arco d'ingresso della cappella patronata dal cardinale Branda Castiglione, nella Basilica di San Clemente. Oltre alla Nostra Donna che vi è dall'angelo annunziata, vi è un casamento pieno di colonne, tirato in prospettiva molto bello, avrebbe potuto dirne Vasari, che parla purtroppo di sfuggito della cappella, menzionandone soltanto la crocifissione e le storie di Santa Caterina rappresentate all'interno. Due decenni prima della predella di Domenico Veneziano a Santa Lucia dei Magnoli, compare già il nuovo schema spaziale dell'annunciazione caro a Spencer e a Haas, che non hanno voluto però vederci il prototipo tanto cercato, proprio perché questa annunciazione non era attribuita a Masaccio dalla maggior parte della critica, ma a Masolino. Nelle due edizioni delle Vite, Vasari includeva però la cappella nel corpus di Masaccio, mentre Longhi, nei fatti, come in altri scritti più giovanili pubblicati in maniera postuma, ci riconosceva decisamente la mano del pittore di San Giovanni Valdarno accanto a Masolino, in alcuni parti della Crocifissione, come qui, ma anche nell'Angelo dell'Annunciazione. Viene quindi da chiedersi se la descrizione della palla sul tramezzo di San Nicolò Oltrarno, non pertinente all'Annunciazione Goldman, che probabilmente si trovava, non potrebbe spiegarsi, piuttosto che da una dimenticanza, da una confusione, Vasari avendo avuto in mente l'affresco di San Clemente, con il suo casamento pieno di colonne, vero prototipo di un nuovo schema di composizione pensato da Masaccio ed ultimato da Masolino. In un film di Pasolini tale soluzione potrebbe funzionare. Nella realtà le cose sono più complicate. Non solo la presenza di Masaccio a San Clemente rimane fantomatica, tutt'al più si può riconoscere nelle parti della Crocifissione dove Longhi vedeva la mano di Masaccio il mondo dell'allievo senese di Masolino, Vecchietta, come l'ha visto per primo Karl Strelke. Ma tale interpretazione del testo vasariano sarebbe anche troppo forzata e soggetta a critiche, perché Vasari avrebbe confuso, oltre Masolino con Masaccio, una tavola con un affresco e Firenze con Roma? Bisogna quindi risolversi a sospendere il giudizio, ammettendo che non abbiamo abbastanza informazione né per spiegare bene questo scarto misterioso tra la descrizione vasariana e l'annunciazione Goldman di Masolino. Forse, un giorno, la comparsa di un'annunciazione con colonnata in prospettiva e lusci abbaglianti, di Masaccio o di Masolino, ma anche, perché no, del giovane Filippo Lippi, ci permetterebbe di avere nuove certezze, così come la riscoperta nel 1951 di un pannello appartenente al Polittico della Neve già a Santa Maria Maggiore a Roma spinse Longhi ad accettare che Masaccio aveva, infatti, partecipato all'opera accanto a Masolino, ammettendo che la sua condanna della seconda edizione della Vita Vasariana e dei dotti di conoscitore di Michelangelo era stata un po' troppo sistematica. Tale condanna gli serviva soprattutto, penso, a negare l'apprendistato di Masaccio presso Masolino, esplicitamente menzionato nella Vita del 68. Perché questa è la morale. Bisogna sempre rileggere le vite che cambiano a seconda del nostro sapere, ma anche della nostra sensibilità. Non vorrei concludere dimenticando un'ultima opera. Alla National Gallery of Art di Washington, questa volta nella collezione Kress, rimangono due frammenti di una composizione di Masolino con l'angelo e la Vergine Annunziata. Nel 1987 Miklos Boskowitz aveva ipotizzato che la composizione originaria dell'opera fosse stata simile al quadro di Domenico Veneziano a Cambridge, pubblicando a questa occasione un fotomontaggio alla singolare potenza. Sarà stata l'Annunciazione Kress, con la sua colonnata ora sparita, ad essere stata confusa da Giorgio Vasari con l'Annunciazione Goldman? Vi lascio decidere. Grazie.